Dopo aver lavato il porro, lo mettiamo sul tagliere e iniziamo tagliando le due estremità. Con il coltello pratichiamo l'incisione centrale e lo sfogliamo così come facciamo abitualmente per le cipolle. Leviamo solamente uno strato e iniziamo ad affettare il porro a piccole rondelle. In una casseruola mettiamo dell'abbondante olio extravergine d'oliva e uniamo il porro appena tagliato. Abbassiamo la fiamma e facciamo rosolare. Nel frattempo sbucciamo le patate e le tagliamo a piccoli tocchetti in modo tale che possono cuocere molto in fretta. Mettiamo i nostri dadini di patata nella casseruola insieme al porro e aggiungiamo un bicchiere abbondante di acqua. Aggiungiamo anche un dado spezzettato per farlo sciogliere prima e con una spatola di legno amalgamiamo il tutto. Alziamo la fiamma e portiamo al bollore. Faremo cuocere per circa 20 minuti. Nel frattempo prepariamo i nostri crostini. Scaldiamo una padella antiaderente e mettiamoci sopra una fetta di pane in cassetta per farla croccare. Rigiriamo la nostra fetta e non appena sarà croccato anche l'altro lato, la tagliamo in questo modo, a piccoli dadini, pronti per essere messi sulla nostra vellutata di patate e porri. A questo punto andiamo a controllare la cottura della nostra vellutata e aggiungiamo un po' di pepe. Verifichiamo la cottura della patata con la punta del cucchiaio. Se la patata si schiaccerà vorrà dire che sarà cotta. Trascorsi circa 20 minuti di cottura possiamo spegnere il fuoco e procedere con un mixer ad immersione a frullare la nostra vellutata di patate e porri. Se vi piace una consistenza più granulosa limitatevi a dare 2 o 3 colpi con il mixer. È arrivato il momento di impiattare la nostra vellutata di patate e porri. Aggiungiamo i crostini che abbiamo preparato in precedenza e un filo di olio extravergine di oliva. La nostra vellutata di patate e porri è pronta da servire.